siamo a Sanremo. Radio Bruno. Tutti cantano Sanremo. Diamo il benvenuto nella nostra postazione sanremese Radio Bruno, area stile, a Clementino. Ciao, ciao ragazzi. Pensavo mi rispondessi Perché il maestro mi ha detto che devo fare scuola di canto. Siccome non l'ho mai fatta, lo farò adesso. Ciao, dimmi. Ti immagini tutto così? No, non la fa. Guarda, anch'io se devo fare. Allora, Clementino. No. Quando sono lontano, un pezzo bellissimo che hai composto in quel di New York. Sì, mi è capitato, insomma, ho avuto la fortuna di suonare a Brooklyn, che è patria del mio genere musicale, che è l'hip hop e la musica rap, e lì sul palco mi è arrivata la maglia di Guain. Ho guardato giù dal palco ed erano praticamente tutti napoletani, siciliani, calabresi, pugliesi. Guardando nei loro occhi mi è venuto in mente di scrivere, mi è venuta l'idea di scrivere un pezzo dedicato a tutte le persone lontane da casa. Noi siamo stati i primi, noi italiani, a spostarci in America anni fa, siamo stati messi in quarantena, abbiamo sofferto tantissimo. E mi sono detto, perché portare una canzone ironica alla solita clementata? Ecco, portiamo una canzone che sia una canzone un po' più malinconica, e quindi mi sono voluto un po' rifare a Ovienta, alla luce, le canzoni mie un po' più serie. Ho detto facciamo questa canzone qua dedicata a tutte le persone che sono lontane dalla propria terra di origine, ma non parlo solo del sud Italia, parlo anche delle persone della Siria che si sono spostate in Germania, le persone dalla Nigeria, dal Kenya, ma anche dall'Asia, dal Medio Oriente. Quindi voglio dire, sono tanti gli immigrati, emigranti, tutte le persone che si spostano, ed è importante questa cosa, perché c'è chi come me si è spostato, ma lascia sempre il suo profumo di strada addosso. E quindi è così. È così, è così. Quindi una tematica importante che hai portato all'Ariston, è una canzone davvero intensa. Come e molto belli bella. Loro. Abbiamo tutto un pubblico qui che ci guarda. Spacco le vetrine? No, non lo fare, ci servono. Allora, invece vogliamo parlare del tuo album Miracolo, che comunque ritorna, una nuova edizione, proprio contenendo anche questo pezzo sanremese. Sì, l'album si chiama Miracolo, ultimo round, è un repack di Miracolo, ci saranno 20 tracce, i successi di Miracolo 1 e 2 più 7 inediti, e all'interno c'è il pezzo di Sanremo, il featuring con Giuliano Palma, il pezzo che ho dedicato a Pino Daniele dopo la sua morte, il mio maestro Pino Daniele, lo devono sapere tutti, e niente, quindi spero di fare bene. Ecco, precisiamolo, perché tu sei stato uno degli ultimi che ha collaborato con il grande Pino Daniele. L'ultimo, non uno degli ultimi, l'ultima canzone l'abbiamo registrata insieme, si chiama Da che parte stai, e credo che il pezzo mio con Pino Daniele sia l'onore e la soddisfazione della mia vita. E c'è una frase, un suggerimento che lui ti ha dato e che senti nella tua testa ogni tanto? Sì, lui mi ha detto molte volte di colpire le persone con quello che a me piace di più. Non fare quello che piace alla gente, devo fare quello che a me piace di più. Per questo io a Sanremo sto andando con un pezzo con il ritornello in lingua napoletana, perché io devo portare avanti la mia città. Poi uno fa il primo, l'ultimo posto, ma che ce ne importa. È però il tuo primo Sanremo, quindi l'emozione è a mille, l'adrenalina. Sì, guarda, io di solito sono molto più scatenato, sono molto più vivace di come mi state guardando, solo che ora sono emozionato. Figurati quando non sono emozionato. Senti, invece per la serata delle cover, un omaggio ad André. Sì, per la serata delle cover, sto guardando Rocchino al primo, grande. Stiamo guardando, dicevo, la classifica di Air One. Sì, infatti. Ho voluto portare un pezzo che si chiama Don Raffaè, di un grande artista, di un grande cantautore che è De André. Su alcuni giornali ho letto delle cose tipo no, Clementino rappa De André, allora avete scritto una stronzata. Dai, salviamo i giornalisti, sì. Lo sono anch'io, dai, salvali. No, vabbè, ma no, ho detto alcune testate, okay. Perché io non rappo De André, io ripropongo esattamente lo stesso pezzo, cambiando solo l'arrangiamento musicale, non ho messo una parola in più e soprattutto non lo rappo, la faccio, cioè però il testo uguale, la canzone uguale, come la conosciamo tutti. Ho voluto fare Don Raffaè perché è un pezzo sia per due motivi. Il primo è che è il pezzo che De André ha fatto con il grande Roberto Murolo, e quindi è un omaggio a questo grandissimo artista napoletano. E poi perché questo tema delle carceri affollate, il malaffare, il legame con lo Stato, non è una cosa che riguarda solo quell'epoca là, è una cosa che riguarda anche il 2016. E quindi mi sono detto, portiamo questa Don Raffaè e facciamola in chiave
commedia napoletana, ecco, senza assolutamente uscire dagli schemi. Spero di fare bella figura, insomma, ci vediamo domani per la cover, stasera per il pezzo inedito. Quindi la scopriremo in questa settimana. Grazie, è stato un piacere stare con te. Grazie. Puoi salutare tutti gli amici di Radio Bruno. Come me a fare rap, tu lo sai, non c'è nessuno. Arrivo sotto acqua e dico c'è Nettuno. Microphone check, the number is uno. Un saluto ai miei fratelli di Radio Bruno.